Maria Claudia, la docente disabile senza un seggiolino adeguato sul treno Giulianova-Pesaro, ha ricevuto centinaia di attestati di solidarietà in rete. Ci siamo finiti anche noi, anche il Corriere.it si è occupato del caso, ma noi abbiamo scoperto di più, un altro tassello che a noi non piace per niente. Se un disabile vuole andare in treno da Pescara a Roma, Tino Di Cicco della Federconsumatori, cosa succede? Non è previsto alcun treno sul quale possano appunto salire i diversamente abili. Però loro, se qualcuno a Roma ci deve andare, può passare via Ancona, dove esiste una soluzione di treni attrezzati. Quindi Pescara ancora a Roma? Pescara ancora a Roma. E dov'è l'assurdo però? L'assurdo è nel fatto che il diversamente abile, oltre a mettere più tempo, il doppio del tempo, fornisce anche, paga un biglietto doppio rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare passando per Avezzano, Sulmona-Avezzano. Pescara-Roma 11,70 euro, invece Pescara-Ancona 7,60 euro e Ancona-Roma 14,55 euro, tutto in seconda classe e si paga in totale 22,15 euro, 10,45 euro in più perché le ferrovie non sono attrezzate.